Il vicepresidente del Bundestag, Wolfgang Kubicki, ha chiesto al governo tedesco l'espulsione immediata dell'ambasciatore statunitense Richard Grenell, giudicando intollerabili i suoi ripetuti tentativi di interferire nelle decisioni politiche di uno Stato sovrano. Chi da diplomatico degli Stati Uniti si comporta come l'alto commissario di una potenza occupante deve imparare che la nostra tolleranza ha un limite, ha detto Kubicki. Richard Grenell aveva criticato martedì i piani di Berlino sulle spese per la difesa, insistendo sull'obiettivo del 2% del PIL. Precedentemente aveva lanciato un monito al Ministero dell'Economia tedesco sulle possibili conseguenze di un coinvolgimento di Huawei nella costruzione della rete 5G in Germania. Non solo. Sempre per bocca sua, nel gennaio scorso gli Stati Uniti avevano minacciato sanzioni contro le imprese tedesche che partecipano alla realizzazione del gasdotto Nord Stream 2. Le azioni della Bayer sono crollate del 10% mercoledì, dopo che una giuria di San Francisco ha riconosciuto che il diserbante Roundup provoca il cancro. Al termine di un processo di 9 giorni, i giurati hanno concluso che l'esposizione al prodotto è stata un fattore sostanziale nell'innescare il tumore di Edwin Hardeman, che per 26 anni aveva utilizzato il Roundup nelle sue proprietà rurali della California settentrionale. Non è la prima sentenza di questo tipo da quando la Bayer, nel giugno scorso, ha comprato Monsanto, l'azienda produttrice del Roundup. I giurati dovranno ora decidere quali siano le responsabilità della multinazionale tedesca. Nella seconda fase del processo, gli avvocati di Hardeman presenteranno delle prove secondo cui scienziati e regolatori avrebbero subito pressioni riguardo alla sicurezza del prodotto. Negli Stati Uniti ci sarebbero oltre 11.000 denunce relative all'uso del Roundup. L'ex leader politico dei serbi di Bosnia, Radovan Karadžić, è stato condannato all'ergastolo dai giudici dell'Aia per il genocidio di Srebrenica, per l'assedio di Sarajevo e per crimini contro l'umanità compiuti nelle aree sotto il suo controllo politico durante il conflitto del 1992-1995. Karadžić era ricorso in appello contro la precedente condanna a 40 anni di carcere, ma la Corte ha aumentato la pena per la gravità dei crimini commessi, un verdetto definitivo e inappellabile. La sentenza non ha alcun legame con la giustizia, ha affermato Karadžić, mentre il presidente del partito radicale serbo Vojislav Šešelj, intervistato dalla TASS, parla di un verdetto scandaloso e poco professionale, basato su dichiarazioni false e fatti imposti. Continua l'incriminazione dei serbi, con l'obiettivo a lungo termine di sottrarre i loro territori e di attentare alla loro indipendenza, ha concluso Šešelj. Il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, del Movimento 5 Stelle, è stato arrestato mercoledì 20 marzo con l'accusa di corruzione. In carcere con lui anche l'avvocato Camillo Mezzacapo. Secondo i PM, De Vito avrebbe ricevuto tangenti da Luca Parnasi, proprietario dei terreni di Tor di Valle su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma, e da altri imprenditori. Nel mirino anche la costruzione di un albergo e la riqualificazione degli ex mercati generali di Roma Ostiense. Marcello De Vito è stato espulso dal Movimento 5 Stelle con un atto diretto del capo politico Luigi Di Maio, che su Facebook scrive: «Quanto emerge in queste ore, oltre ad essere grave, è vergognoso, moralmente basso, e rappresenta un insulto a ognuno di noi». Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle dimostra di avere anticorpi efficaci per reagire a cose del genere. Nell'inchiesta sulle tangenti per il nuovo stadio della Roma sono coinvolti anche esponenti di Forza Italia e del PD.